4 gennaio i vaccini al Versilia, pronta la roadmap della ASL Toscana Nord-Ovest, martedì in arrivo 4.800 dosi, mercoledì partono le somministrazioni anti-Covid agli anziani ospiti nelle RSA, prima fase chiusa entro fine gennaio. Mareggiate e vento, allerta prorogata, forte libecciata sulla Versilia, nessun danno e disagi limitati, lo stato di allarme codice giallo prosegue fino alle 24 di martedì. Ok del Ministero al piano di rientro, da Roma arriva il via libera all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il comune di Massarosa, in dissesto da un anno ed è ancora scontro fra sindaco e opposizioni. Un nuovo belvedere per Montemagno, a giorni il via libera al progetto di riqualificazione del piazzale della frazione collinare di Camaiore, orfana del Lecce secolare, crollato nell'autunno del 2019. Hockey pista Follonica Forte o recupero coi fiocchi, martedì sera si gioca il match della quinta giornata tra Follonica e il Rossoblù che cercano una vittoria dopo il sorprendente 3-3 casalingo con il Montebello. Di nuovo insieme, ben ritrovati, dunque avete sentito c'è una data per dare là la vaccinazione anche per l'ospedale Versilia, ieri c'è stato il via al Vaccine Day con il momento simbolico della partenza della campagna, si entrerà nel vivo però delle vaccinazioni sanitarie appunto dall'inizio dell'anno, da lunedì prossimo, dunque anche all'ospedale Versilia, ma già da mercoledì riceveranno il vaccino anti-Covid i primi anziani ospiti delle residenze sanitarie assistite. Il punto nel servizio. È previsto per la giornata di martedì 29 dicembre l'arrivo di altre 4.875 dosi vaccinali anti-Covid destinate all'intero territorio della ASL Toscana Nord-Ovest. Quindi già dal 30 dicembre, ovvero mercoledì, partiranno le somministrazioni agli ospiti delle RSA. Dal 1 gennaio saranno coinvolti gli operatori sanitari delle parti Covid e a partire dal 4 gennaio verranno progressivamente aperti i punti vaccinali in tutti e 13 gli ospedali presenti nelle diverse zone della ASL. Come da indicazioni regionali, riferisce l'azienda, si comincerà quindi nei reparti più a rischio e a più alta intensità di cure, per proseguire poi negli altri. Una volta terminati i sanitari e le RSA, sarà la volta di tutte le altre categorie inserite in questa prima tranche: associazioni di volontariato, sanità privata, studi dentistici, 118, medici e pediatri di famiglia, continuità assistenziale. Ad oggi le adesioni totali sono circa 13.000 nelle aree di Lucca, Pisa, Livorno e Massa. Una roadmap definita all'indomani del Vaccine Day, giornata simbolo della partenza della campagna vaccinale, che ha coinvolto anche il San Luca di Lucca, filata via senza particolari difficoltà. Si dice ottimista Maria Letizia Casani, direttore generale della ASL Toscana Nord-Ovest. Se tutto proseguirà come da programma, pensiamo di poter chiudere questa primissima fase della campagna entro il mese di gennaio, ha dichiarato la direttrice in una nota. Un traguardo importante, commenta, che mette in sicurezza gli ospedali se, spero vivamente di no, dovesse verificarsi una terza ondata. E dunque veniamo allora ai numeri del contagio sul nostro territorio, partiamo da quelli regionali forniti dalla regione, vedete sono numeri contenuti per i nuovi contagi, siamo a 181, sono 46 in meno rispetto a ieri, ma balza all'occhio, vedete, il più sui ricoveri che sono cresciuti di 42 unità rispetto a ieri, stabili in sostanza le terapie intensive con un letto in meno occupato nei reparti dei malati più gravi, decessi sono 29 in Toscana, di questi ce ne sono 4 in provincia di Lucca, 3 di questi sono in Versilia, dunque nuovi contagi appunto a 181, i tamponi eseguiti sono stati 3.674 nelle ultime 24 ore, dunque anche un numero abbastanza esiguo rispetto alle giornate precedenti. Ma veniamo ai numeri della provincia di Lucca, invece che vedete conta 26 nuovi contagi, sono 8 in più rispetto a ieri, nella Piana 11 stabili rispetto a ieri, 3 in più rispetto a ieri in Valle, mentre in Versilia sono 9, 5 in più. Sugli ospedali, l'ospedale Versilia ancora stabile con numeri piuttosto elevati, ancora il primo per tutta la ASL Toscana Nord-Ovest per numero di ricoveri, 89 pazienti ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva, a netta distanza da Lucca che ne ha 57 di ricoveri, di cui 8 in terapia intensiva. In sostanza negli ospedali la situazione è stazionaria ormai da diversi giorni. A proposito di ospedale, appunto, si attende con grande fiducia l'inaugurazione dei posti letto 150 all'ex ospedale di Lucca Campo di Marte, che dovranno dare una boccata d'ossigeno a tutto il territorio della provincia e dell'intera ASL Toscana Nord-Ovest. Sentiamo il servizio.
tutto pronto al campo di Marte di Lucca per l'inaugurazione del nuovo reparto Covid. 150 posti letto allestiti a tempo di record, meno di 28 giorni. Grazie al lavoro praticamente senza sosta di 24 imprese lucchesi, sono stati recuperati tre piani del padiglione A. Il primo e il secondo ospitano i posti letto, mentre il piano terra sarà adibito ad area servizi. Da questa settimana quindi il nuovo polo lucchese anti-Covid diventerà a tutti gli effetti un'estensione dei reparti di malattie infettive degli 11 ospedali presenti nell'ASL Toscana Nord-Ovest e un presidio fondamentale, insieme al nuovo reparto di Prato, nella strategia anti-Covid della Regione Toscana. Inizialmente saranno resi operativi solo alcuni dei posti letto disponibili, si parla di una decina di posti, sia perché in questo momento le strutture già operative sul territorio regionale possono far fronte all'emergenza, ma anche perché c'è ancora da sciogliere completamente il nodo del personale sanitario disponibile. Al momento la ASL avrebbe lanciato una manifestazione di interesse per il personale del San Luca, infermieri e OSS, che volontariamente hanno fatto richiesta per spostarsi al campo di Marte. Ma i sindacati si aspettano a breve nuove assunzioni su Lucca. Voltiamo pagina adesso, il maltempo che tocca il nostro territorio, l'allerta meteo che prosegue per mareggiate e forti venti di libeccio. Sentiamo. Versilia spazzata dal vento e spiagge sferzate dalle mareggiate. L'allerta meteo codice arancio emessa dal centro funzionale regionale che ha interessato la Versilia e il bacino costiero del Serchio non ha tradito le previsioni. Dalla serata di domenica si sono rinforzati i venti di libeccio fino a raggiungere forti raffiche nella prima mattinata con mare molto mosso e agitato. La sala operativa regionale riporta raffiche sui 90-100 km orari sulla costa e sulle zone collinari e 100-150 km orari sui crinali appenninici, mentre sul fronte interno, in Appennino e sulle Apuane, scendeva la neve abbondante a partire dai 400-600 metri a seconda dei versanti. L'ondata di maltempo non dà segni di cedimento, per questo è stato prorogato lo stato di allerta. Fino alla mezzanotte di martedì, codice giallo per rischio idrogeologico idraulico che interessa fossi e canali del reticolo minore. Prosegue anche l'allerta per rischio mareggiate e vento forte fino alle 12 di martedì. A Viareggio restano in vigore dunque le misure precauzionali prese come di consueto dal comune per la sicurezza di auto e pedoni. Sono chiusi al transito, sia veicolare che pedonale, il viale dei Tigli nel tratto compreso tra via Virgilio e viale Kennedy, i viali Capponi e Cadorna nella pineta di Ponente e resta ovviamente vietato l'accesso e il transito anche all'interno delle pinete sia di Levante che di Ponente. La cronaca, due denunce e oltre 1000 pezzi sequestrati nell'operazione anticontraffazione messa a segno dalla Guardia di Finanza di Viareggio e Lucca nei giorni poco prima di Natale. In Versilia, la parte più consistente dell'attività di commercio illegale, 1150 prodotti falsificati sequestrati dalle Fiamme Gialle, circa 1000 di questi sono stati sequestrati proprio a Viareggio, gli altri in centro a Lucca, prodotti recanti marchi industriali contraffatti, prodotti comunque non idonei alla vendita. Vediamo appunto alcune immagini fornite dai finanzieri. Ci sono state anche 6 stufe non conformi alla commercializzazione tra gli oggetti sequestrati. 2 soggetti di nazionalità straniera sono stati denunciati a piede libero dalla finanza. I controlli anticontraffazione sono stati intensificati proprio in concomitanza con l'inizio delle festività natalizie. Andiamo a Massarosa, adesso torniamo a parlare del dissesto finanziario che è stato dichiarato praticamente un anno fa, in estate l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che era stato approvato a fatica, oggi l'ok del Ministero. Sentiamo. Il Ministero delle Finanze ha dato l'ok all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Massarosa, dichiarato in dissesto finanziario un anno fa. Il decreto ministeriale è stato firmato il 3 dicembre scorso e notificato nei giorni scorsi. Entro la metà di gennaio dovrà essere deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio 2020-22. L'ipotesi di bilancio, che ha segnato la prima manovra lacrime e sangue con i tagli ai servizi, venne votata il 14 luglio in una rovente seduta del Consiglio Comunale, in cui il testo passò con il voto decisivo del consigliere ex Movimento 5 Stelle Vasco Merciadri, che di fatto salvò l'amministrazione e il comune dal commissariamento. Il via libera arrivato da Roma definisce indispensabile il piano di rientro approvato e riconosce la validità dei provvedimenti adottati dal comune. Secondo il sindaco Alberto Coluccini, questo conferma che i sacrifici fatti ancora previsti sono necessari e inevitabili.
Questo è un grande risultato, è un evento anche direi unico, cioè in quanto non ci vengono chiesti ulteriori sacrifici, né d'altra parte ci viene detto che abbiamo maggiore possibilità di spesa. Da qui ripartiamo adesso con la certificazione del Ministero. Per noi è un grande risultato perché testimonia la correttezza del nostro operato. Sappiamo che il lavoro da fare è molto, che sarà difficile, ma siamo qui per risolvere i problemi che purtroppo i cittadini di Massarosa hanno ereditato. Molto critiche le forze di opposizione. Il sindaco spaccia per vittorie quelli che sono disastri storici per il nostro comune, scrivono in una nota tutti i gruppi di minoranza. La rinuncia sistematica a facili entrate è all'origine della falcidia dei servizi, fino a intaccare pesantemente i diritti essenziali. La rinuncia alle stesse entrate, continuano ancora le minoranze, è all'origine di predissesto e dissesto, le due scelte rovinose che marcheranno per sempre questa amministrazione incapace e rovinosa. Carnevale di Viareggio, anche il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, contrario alle date di settembre ipotizzate dalla Fondazione Carnevale per recuperare il Carnevale che va verso appunto il rinvio dalle date già note di gennaio e febbraio, lo scrive in una nota il gruppo consigliare Tofanelli e Dondolini, favorevoli allo slittamento a fine estate ma non il 4 di settembre. Non far terminare la stagione estiva sarebbe totalmente controproducente per gli imprenditori del turismo. Le sigle di commercianti, albergatori e balneari nei giorni scorsi ufficialmente avevano preso posizione bocciando l'idea del mese di settembre per le 5 date di recupero del Carnevale 2021. Fratelli d'Italia chiede dunque il mese di ottobre, partendo dal 2 di ottobre, per l'edizione 2021 del Carnevale. I consiglieri comunali chiederanno urgentemente un incontro alla presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci per fare pressione affinché le date vengano assolutamente posticipate di un mese, così si legge in una nota del gruppo. Andiamo a Camaiore, adesso ci sono novità per la frazione di Montemagno, orfana da oltre un anno dell'antico leccio secolare crollato a causa maltempo. Arriverà a giorni il via libera della giunta comunale di Camaiore alla riqualificazione del belvedere di Montemagno. Il luogo simbolo della frazione collinare, con un suggestivo affaccio sulla vallata, aveva subito la grave perdita dello storico leccio plurisecolare crollato nella notte fra il 16 e il 17 novembre 2019. Una perdita dolorosa per tutta la comunità. Sin dai primi momenti l'amministrazione aveva garantito la sua massima disponibilità al comitato paesano per realizzare un progetto che potesse donare nuova vita all'area. L'investimento stanziato è di 80.000 euro e permetterà di realizzare uno spazio dove troveranno posto due panchine, un'area verde, un cannocchiale di osservazione sulla vallata sottostante e la fontana pubblica. La realizzazione del progetto potrà essere l'occasione per valutare una nuova collocazione della statua di Giorgio Gaber, che a Montemagno aveva la sua residenza. Il belvedere sarà inoltre reso accessibile alle persone diversamente abili. Parallelamente al progetto è proseguito l'iter per la valorizzazione dei resti del leccio caduto. Dopo la tomografia realizzata in primavera, il comitato paesano si sta attivando per lo spostamento del fusto presso un magazzino, dove si procederà successivamente alla scelta definitiva della destinazione. Ci auguriamo che con questa progettualità aperta a ulteriori contributi, commentano i consiglieri comunali di zona Tamara Tommasi e Jacopo Menchetti, Montemagno ritrovi quell'angolo di socialità, ritrovo e memoria collettiva che sente di aver perso da novembre dello scorso anno. Le Olimpiadi del Cuore, l'iniziativa portata avanti dall'associazione, dalla Onlus di Paolo Brosio, quest'estate a Forte dei Marmi, ha portato risultati, donazioni e anche altri gesti di beneficenza. Sono stati presentati i risultati proprio oggi a Villa Bertelli. Sentiamo. Una importante donazione da parte dell'associazione Onlus Olimpiadi del Cuore, fondata da Paolo Brosio e dalla MAE, Società di Piacenza, è stata ufficializzata oggi a Forte dei Marmi alla presenza dell'amministrazione comunale. Con le prime tre tappe, Brescia il 10 dicembre, Bergamo il 15 e Livorno il 22, sono stati erogati complessivamente 48.000 euro di donazioni e distribuite gratuitamente 75.000 mascherine del valore commerciale di circa 190.000 euro, destinate agli operatori sanitari e alle categorie professionali in prima
prima fila nell'attività di contrasto al diffondersi del coronavirus. Oggi, ultima tappa del cuore nella riviera tra Viareggio e Carrara, sono stati consegnati 18.500 euro. Il ricavato di queste donazioni è arrivato dalla due giorni, 28 e 29 agosto scorso, in occasione della ricorrenza di Sant'Ermete, mattone del cuore, dagli eventi realizzati negli stabilimenti balneari di Forte dei Marmi, Alpemare, della famiglia Bocelli e Annetta della famiglia Pampaloni, alla presenza di personaggi dello sport e dello spettacolo. Un bilancio straordinario grazie agli amici Pieraccioni, Carlo Conti, Panariello, Masini, Nazionale Cantanti, Vallesi. L'iniziativa della scorsa estate ha consentito di raccogliere complessivamente contributi per circa 90.000 euro destinati a famiglie italiane in difficoltà post-Covid e per il primo soccorso di Međugorje e di 150.000 mascherine ad alta protezione anti-coronavirus per un valore commerciale di 375.000 euro. Determinante in questa opera di raccolta il contributo di due squadre di calcio di Serie A, Atalanta e Hellas Verona, oltre che della Nazionale Italiana Cantanti, che hanno messo all'asta le maglie delle due squadre in occasione della partita di Serie A allo stadio Bentegodi di Verona il 18 luglio scorso. L'atto ufficiale della donazione per Forte dei Marmi, Viareggio e Riviera Apo Versiliese si è svolto oggi nel giardino d'inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Presente anche Sandra Giacobbe della Nazionale Italiana Cantanti e Paolo Brosio, fondatore della Onlus Olimpiadi del Cuore. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco di nuovo insieme con le notizie sportive del nostro telegiornale. Di nuovo insieme, ben ritrovati con lo sport. Si parte con l'hockey su pista, si torna a giocare e si recupera il match tra Follonica e Forte dei Marmi. Ce ne parla Roy Lepore. Termi martedì sera al Capannino tra il Follonica e l'Hockey Forte dei Marmi nel recupero della quinta giornata del campionato di hockey su pista di Serie 1. Dopo che i rossoblu sono stati fermati in casa dal Montebello nell'ultima gara sul punteggio di 3-3 perdendo l'occasione di agganciare la testa della classifica, adesso contro i maremmani diventa una gara in cui non si possono lasciare per strada punti ed il capitano Davide Motaran sprona i suoi compagni nel dire che quella in programma martedì sera è come fosse una finale. Dopo una partenza un po' con il freno a mano tirata, adesso il Follonica sta recuperando posizioni e si è portata nella parte sinistra della classifica a quota 14, reduce dalla vittoria esterna per 3-1 sulla pista di Monza. Visto che si tratta di una squadra che è stata allestita per disputare un buon campionato, quindi è lecito aspettarsi che voglia sfruttare al meglio il fattore campo su una pista sempre tra le più insidiose della Serie 1. Si troverà di fronte però un Forte dei Marmi ferito che vuole portarsi a casa i 3 punti in palio. Parliamo di nuoto adesso, ci sono finalmente le date per l'edizione 2021 del meeting internazionale Mussi Lombardi Fiumiano. Costretta ad una degenza forzata all'ospedale dopo la frattura della seconda vertebra dorsale, Giovan Battista Crisci, presidente della società Versilia Nuoto e del comitato organizzatore del meeting Mussi Lombardi Fiumiano, non ha perso tempo. Infatti, nei ritagli di tempo, si è messo al lavoro con messaggi in smartphone per avere il via libera da parte della Federazione Nuoto per l'edizione del 2021 del meeting, che nel 2020, così come altre manifestazioni, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa dell'emergenza sanitaria. La passione e la dedizione alla causa del meeting e la determinazione di Crisci sono state premiate. Infatti la federazione ha dato il via libera alle date del 20 e 21 novembre del 2021 per la 44esima edizione, sperando ovviamente che per quella data l'emergenza sanitaria non sia più soffocante e penalizzante sul vivere quotidiano. Appena avuto il via libera, Crisci si è messo subito al lavoro, nella speranza ovviamente che la manifestazione possa avere anche il supporto di pubblico e privato per realizzare un evento nel segno della tradizione. Le storie del meeting, caratterizzate dalla presenza dei migliori atleti italiani e stranieri, sono il miglior biglietto da visita che ci possa essere. Veniamo adesso al calcio, due colpi di mercato per le versiliesi in Serie D. Real Forte Querceta dà il benvenuto a Francesco Mariani, rinforzo d'esperienza per il centrocampo del team bianco-nero-azzurro, cresciuto nelle giovanili del Prato, ampio curriculum, classe 88 di Montecatini, ha già giocato anche nel Viareggio e nel Ponsacco, dove è tornato a settembre dopo una nuova esperienza in terra laniera. Per il Seravezza Pozzi l'acquisto dell'attaccante Giacomo Vanni, attaccante classe 88,
86 di Cecina, ha militato un po' in tutta la Toscana, in Serie D, compresi Viareggio e Ghiviborgo, arriva dopo l'addio di Luca Veratti un mese fa. Anche di questi colpi di mercato si parla nella puntata di questa settimana di Palla al Centro, in onda come sempre il lunedì sera alle 21, in diretta, replica martedì alle 15. Ospiti questa settimana Giacomo Rossi, attaccante della Pro Livorno Sorgenti, capocannoniere del girone D di Serie D, Luca Andreotti, attaccante del Ghiviborgo. In collegamento video, nella trasmissione condotta da Simone Ferro, il centrocampista viareggino Stefano Marinai, attaccante della San Giovannese nel girone E della Serie D. Ci fermiamo anche con lo sport, fra poco di nuovo insieme per gli aggiornamenti nella terza parte del TG Noi. Di nuovo insieme, ben ritrovati, terza parte del TG Noi Versilia. C'è un importante aggiornamento che riguarda la crisi della Perini Navi. Il tema è stato al centro dell'unità di crisi lavoro regionale a Firenze oggi, con Regione, Comune di Viareggio, sindacati e proprietà dell'azienda del cantiere nautico, in vista della presentazione del piano di ristrutturazione del debito al Tribunale di Lucca entro il 15 gennaio prossimo. A conclusione del tavolo, la proposta della Regione di sottoscrivere un accordo fra istituzioni e proprietà aziendale, ovvero la famiglia Tabacchi e il fondo di investimenti Blue Sky, coinvolto nel progetto di rilancio richiesto al tavolo dalla Regione, per fugare ogni timore di speculazione su questa operazione Perini Navi. Secondo quanto si apprende, l'accordo non potrà prescindere dal rispetto di alcune condizioni fondamentali: mantenimento dell'attuale livello delle tutele occupazionali in accordo con il sindacato e conservazione dell'unitarietà aziendale, e anche supportate da un piano industriale condiviso. C'è il tema poi delle concessioni. Raggiunta l'intesa, soprattutto su questo, ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, è stato definito che il raggiungimento dell'intesa sarà oggetto di valutazione da parte dell'autorità portuale quando si dovrà decidere il subentro delle concessioni. Dunque un paletto che è stato fissato dal governo regionale e dall'autority in caso di subentro delle concessioni di una nuova società. Vi terremo aggiornati su questa difficile vicenda. Non ci sono altre notizie, noi dunque ci fermiamo qua con questa edizione del TG Noi Versilia. Vi ringrazio dell'attenzione e auguro a tutti voi una buona serata.